Transformers, robots in the sky. Vai, Steve. L'amore. Ciao a tutti, sono Gianni di Autorobo.it, la community italiana dei Transformers su Facebook. Già dai tempi della linea Diaclone Takara c'erano questi dinosauri che si trasformavano in robot. Ai tempi avevano il pilotino all'interno magnetico che si chiamava Dianauta, ed è proprio da questa origine Diaclone che deriva la risposta a una domanda che spesso leggo, cioè: come mai i Dinobots non hanno costituito un Gestalt, quindi un robot formato dai 5 componenti come Devastator, eccetera, proprio per le loro origini Diaclone? Poiché, come abbiamo detto spesso, i Transformers nascono dall'evoluzione di varie linee unite insieme, quindi Diaclone, Microchange, modelli Takatoku, Toy Box, eccetera, che appunto tutte insieme vanno a costituire i Transformers, quindi hanno utilizzato giocattoli preesistenti. E poiché i Dinobots erano giocattoli singoli non combinabili, quelli sono restati sia come giocattolo e sia ovviamente nella trasposizione cartoon. Il loro leader era Grimlock, il nostro Tyran. Ed oggi vorrei condividere con voi un altro mio piccolo grande traguardo collezionistico che riguarda la ditta Fanstoys, che è stata la prima a regalarci l'emozione di Dinobots, appunto, in scala e fattura Masterpiece. Finora avevo tenuto i 4 Dinobots con il Takara Masterpiece 8, che grazie al kit all'interno di Slag, scoria, poteva essere un robot un po' più alto, discutibile ma comunque più alto, motivo per il quale tanti come me si sono lanciati nell'acquisto di scoria e poi da lì sono arrivati gli altri. E il traguardo è proprio l'acquisto del Fanstoys Grinder, cioè il loro Grimlock, che è più in scala, più corposo e diciamolo più tutto. E andiamo di là a parlarne. Per non perderci in chiacchiere, partiamo subito dal vero protagonista del video, cioè il mini-me di Grimlock. Modello imponente, di grandissimo impatto, super evocativo. Dico subito una cosa che è tutt'altro che scontata, cioè la corona è totalmente in metallo. Da possessore del Masterpiece 8 Takara, devo dire che questo Fanstoys lo sovrasta da ogni punto di vista. Non solo ovviamente per le dimensioni, in quanto quel prodotto ufficiale era troppo basso e non in scala con nulla, questo invece è molto possente, dopo andremo a vedere qualche comparazione, ma soprattutto per la struttura. Qui è tutto ben solido, mentre nel modello ufficiale, soprattutto in fase di trasformazione, abbiamo il petto molto molto ballerino ed in generale la struttura non è soddisfacente come appunto questo modello. L'unico difetto estetico che posso identificare è questo vitino, sicuramente stretto rispetto al resto del corpo, però la cosa si perde abbastanza nella generale possanza ed accuratezza. Dettagli scolpiti anche all'interno delle pseudo ali. Un
Un'altra cosa che segnalo, che non riesco tanto a catalogarla tra i difetti, ma più che altro una mancanza sicuramente antipatica, è il retro della gamba. In pratica, se io faccio una certa pressione, come vedete, leggermente qui rientra, quindi non è stabilissimo qui, ma devo proprio fare una certa pressione, altrimenti è stabile, non c'è nessun problema. Però, ripeto, sicuramente è una cosa antipatica, di certo un innesto per tenere tutto più saldo sarebbe stata cosa gradita, però ripeto, è una cosa che segnalo, un po' antipatica, ma nulla di catalogabile in chissà quale difetto. Solita accuratezza Fanstoys anche da sotto, dove in particolare questo pannellino, come vedete, va a chiudere ogni buco. Prodotto del 2017 che si difende molto bene ancora oggi, posabilità standard Masterpiece con le 5 dita snodate. Comparazione con il Cacus Planet X in stile IDW. E con Jazz Fanstoys Give e Optimus Prime Magic Square Light of Peace. Come vedete, davvero imponente, siamo sui circa 27 centimetri di altezza. Oltre alla spada e alla pistola, come accessori a questa testa del robot ed occhi e sommità della testa della bestia opzionali. Ed eccoci arrivati al nostro solito momento birretta. Purtroppo non ho resistito e me la sono scolata nel frattempo, però niente, il rito resta, quindi la apriamo. Vado a finire il poco che resta e ce lo andiamo a trasformare.
trasformazione davvero immediata e divertente. Segnalo soltanto che la parte in cui bisogna prendere l'avambraccio ed allungarlo verso l'esterno è un po' dura, quindi bisogna fare un po' di forza. Inoltre, per far sì che si uniscano bene le due gambe a formare la coda, l'articolazione del ginocchio deve avere il movimento verso l'alto. Quindi, quando le anche sono all'interno, l'articolazione del ginocchio deve avere il movimento verso l'alto, altrimenti farete fatica a chiudere la coda. Ben dettagliato ed evocativo, mi piace che il lanciafiamme qui all'interno sia orientabile. Devo dire che non mi piace invece questa sporgenza. Qui c'è una sporgenza che è la parte del petto che sporge un po', non mi piace molto. A parte questo, è davvero un gran bel bestione. Notevoli i piedi, zampe in metallo e tutte e tre le dita qui sono snodate. Devo dire che nonostante sia davvero possente, maneggiandolo non mi ha dato la stessa sensazione di solidità e di materiali pieni che mi hanno dato ad esempio Sever, che sarebbe snarl, ma soprattutto Stomp, che sarebbe sludge. Quindi Stomp, a mio parere, è il più solido tra i 5 Dinobots della Fanstoys. Comparazione inevitabile con il Masterpiece 8 Takara. Ovviamente lo vediamo, il Fanstoys è ben più grande, mi piace molto il testone di questo Fanstoys. Devo dire però, con mia grande sorpresa, ho rivalutato la bestia Takara, poiché ha linee molto più armoniose e appunto lineari rispetto a questo Fanstoys che, come evidenziato prima, ha queste parti in rilievo. Ovviamente non è un qualcosa di grave, però ripeto, ho rivalutato il Takara dal punto di vista estetico poiché risulta molto più compatto. Devo dire che questo Takara a me è sempre piaciuto, esteticamente non ha grandi problemi, il suo problema, come detto prima, è strutturale per il petto che è in fase di trasformazione ballerina e tutta la struttura in generale non è delle migliori. E in primis le dimensioni, perché vabbè, Grimlock si sa è super imponente, questo invece è un nanetto rispetto praticamente a tutti. Completamente fuori scala. Quindi ripeto, con mia grande sorpresa, non mi aspettavo che in confronto questo Takara prendesse dei punti. Quindi l'unica pecca le dimensioni, ma come bestia, devo dire che mi ha sorpreso in confronto a questo Fanstoys. Come robot, invece, vince il Fanstoys su tutti i fronti. Quindi, che dire, finora ho ottenuto questo Masterpiece 8 con il kit sempre Fanstoys che mi rendeva il robot più alto, cosa che non mi disturbava più di tanto in quanto l'ho sempre esposto in modalità bestia insieme alle altre quattro bestie della Fanstoys. Ovviamente l'imponenza di questo Grimlock è tutt'altra cosa, resto contentissimo dell'acquisto. Diciamo che completare il quintetto Fanstoys è una cosa che volevo fare da tanto e finalmente mi sono deciso. Mi aspettavo di più, sinceramente. Resta un ottimo modello, un ottimo masterpiece, niente da dire, però ci sono i difetti che ho segnalato, quindi piccole pecche estetiche, ma soprattutto maneggiandolo, ripeto, non mi ha dato la sensazione di solidità, ma soprattutto di pienezza dei materiali come altri Dinobots, sempre della Fanstoys.
Con questa inquadratura chiudo quest'altra video recensione e spero vi siate un po' emozionati insieme a me. Vi invito ad iscrivervi al mio canale ed a lasciare un bel like. Vi ringrazio tutti, vi saluto e ricordiamo che la fantasia nutre, rende l'anima eternamente giovane.